Shiba Inu Coin sta continuando a dare spoiler sia soprattutto per il metaverso, per quanto riguarda le concept art, sia ci sono notizie positive. Ma mi raccomando, guardate questo video fino alla fine perché capirete un bel po' di cose. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andiamo a parlare del mondo cripto, ma prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella e le notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Vi invito soprattutto a iscrivervi anche all'interno del mio secondo canale privato Tom, vi lascio il link sotto in descrizione, mi raccomando entrate perché settimana ci sarà un bel video inerente a come guadagnare Shiba Inu senza investimento. Quindi lascio il link del canale sotto nella descrizione e vi invito anche soprattutto a iscrivervi all'interno del mio gruppo Telegram ufficiale di Top Coin Italia. Allora ragazzi, vediamo il mondo cripto come sta reagendo. Vediamo il Bitcoin a $16,000, $16,500, Ethereum $1,200. Poi BNB 2,70, XRP 37 centesimi, ovviamente tutto il mondo ne ha risentito per quello che è successo. Solana $12, sta scendendo, sta continuando a scendere, guardate qui, nell'ultima settimana, per non far vedere l'ultimo mese, c'è stato praticamente un'incredibile discesa di questa cripto. Una volta era in top 5, top 6, top 7, sì. Ora la vediamo in quindicesima posizione. La stessa cosa per quanto riguarda Kronos Coin. Se andiamo a vedere, eccolo qui, 7 centesimi di dollaro. Però, ripeto, in questo caso era soprattutto importante dare e far reagire la criptovaluta in questo periodo. Però ragazzi, ripeto, hanno sbagliato un bel po' di cose. Quella mossa dove ha chiesto, ok, dove c'è stato il fatto del deposito, ha risentito un pochettino soprattutto questa criptovaluta ed è scesa sempre di più. Fino a due settimane fa la potevamo scambiare a 12 centesimi, ora è crollata letteralmente. Ripeto, quella mossa dove è sembrato soprattutto per quanto riguarda degli investitori una mancanza di fondi, sembrava che non avevano fondi per andare a magari reggere tutti i prelievi, però ragazzi li ha retti a questo livello. Però ora passiamo direttamente alle news. Prima notizia del giorno, ultima ora in questo caso: Sam Bankman ha prelevato personalmente 300 milioni di dollari dai 420 milioni raccolti nel round di finanziamento di FTX nel 2021. Quindi moltissime persone ora stanno iniziando soprattutto a pensare che era già programmato. Ovviamente ragazzi, questo qui aspettiamo ulteriori notizie perché sono notizie veramente terribili. Non voglio parlare di una cosa che non è sicura, che non c'è una sentenza ancora dove spiega tutta la situazione. Però ovviamente la perdita di questa cripto e di tutti questi fondi degli investitori, risparmi, ovviamente ragazzi, ha fatto un po' letteralmente schifo sia soprattutto FTX sia Sam e ovviamente pure Binance. In questo caso CZ, ok, ha avuto le sue colpe e moltissime persone appunto per questo hanno perso tantissimi soldi, ok, ovviamente tutto inerente all'exchange di FTX. Notizia su Shiba Inu, in questo caso arriva il riflettore del progetto settimanale di Certik, ok, quindi in questo caso ovviamente va a rivelare alcuni dettagli promettenti ovviamente sul social sentiment index di Shiba Inu. Lo vediamo attualmente a livello 79, il massimo sarebbe di 100, quindi veramente niente male. Poi in questo caso c'è anche e soprattutto un'altra notizia, sempre inerente al Shiba Token.
in questo caso diventa il miglior metodo di pagamento di CoinGate. Si assicura il 12° posto come metodo di pagamento più popolare tramite il gateway di pagamento crittografico CoinGate entro un anno. Ovviamente in questo caso CoinGate ha aiutato SHIB a far crescere la sua adozione mainstream, consentendo agli utenti di acquistare centinaia di buoni regalo con SHIB Inu e riscattarli per prenotare appartamenti su Airbnb, giocare gli ultimi giochi di Steam o PS5 o acquistare nuovi vestiti con Zalando Nike. La piattaforma consente agli utenti di acquistare buoni regalo Amazon, Apple, eBay e Netflix usando il token Shiba Inu. Inoltre CoinGate consente anche agli utenti di acquistare oltre 50 cripto principali, incluso Shiba, con una carta di credito gratuita. Quindi niente male, soprattutto anche per quanto riguarda questa situazione, dove diventa il miglior metodo di pagamento. Ma passiamo alla notizia, ok? Soprattutto inerente al metaverso. Condivide Shiba la seconda arte per TechCrunch Hub. Ok, quindi in questo caso va soprattutto a spoilerare una nuova concept art ed eccola qui. Ovviamente in questo caso Shiba annuncia che ha una forma e un luogo avventuroso, moderno e pieno di architettura. Ovviamente acque rinfrescanti, in questo caso parliamo sempre di una mappa del metaverso, quindi in questo caso continuano a uscire ulteriori spoiler. Vi voglio parlare soprattutto di questa situazione dove Terra Ribbons avverte gli investitori di launch di un token fraudolento. Quindi in questo caso vanno ad avvertire che c'è un token simile, parliamo così, a Terra Luna, che comunque il suo nome è Interchain DAO Coin e ha dirottato in questo caso il logo per indurre gli investitori a credere che i Terra Rebels siano dietro la criptovaluta. Quindi questo qua sarebbe una cosa dannosa attualmente nella rete di Cosmos, e ovviamente ci sono tantissime cripto anche in altri mercati dove fanno queste cose che sono veramente scam. L'affiliazione con il team di monete false che ha lanciato la criptovaluta, questo non è un gettone per Terra, incoraggiamo vecchi e nuovi investitori a praticare e condurre in questo lato la due diligence, così tradotto dall'inglese all'italiano, e ovviamente avverte soprattutto questo. Ma passiamo direttamente all'interno del grafico. Eccoci qua, vediamo il Bitcoin, ripeto, $16,000, Shiba attualmente 0,000009, ok? Vediamo che sta tenendo su questo minimo, l'ha breccato, ma molto probabilmente potrà ritornare sopra, ritornare tra i livelli di 0,000009 fino a 935, ovviamente per quanto riguarda sia la giornata di oggi che di domani. Ripeto, non consigli finanziari. Solana, continuiamo a vedere che sta a $12, sta scendendo sempre di più. Poi soprattutto gli amanti del Dogecoin, attualmente lo vediamo in questa base di 8 centesimi, ma molto probabilmente potrà salire di valore. Ovviamente soprattutto l'aiuto di Elon Musk per quanto riguarda questa cripto e soprattutto il modo, ok, in questo caso vogliono farlo come metodo di pagamento su Twitter, può spingere sempre di più questo meme token a regalarci delle gioie. Crow, vediamo attualmente 7 centesimi, non ho segnato ancora i livelli, ma molto probabilmente nella giornata di domani ci saranno nuovi livelli dove ve li farò vedere. Guardate qui comunque quanto volume ha perso, veramente tanto, e ora si è calmato. Quindi saremo a vedere e analizzeremo soprattutto questa situazione. BNB invece $266, il minimo. E tra poco ci ritornerà molto probabilmente.
Detto questo, ragazzi, no consigli finanziari. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. E noi ci vediamo domani con un prossimo video.